Potrebbe essere una giornata decisiva quella di oggi per il governo, perché in commissione bicamerale si voterà la riforma sul federalismo. A sentire Bossi, se non dovesse avere la maggioranza, si potrebbero sciogliere le camere, nel senso che crollerebbe il governo. Ne parliamo con il direttore del Fatto Quotidiano, il signor Padellaro. Buongiorno Padellaro. Buongiorno. Buongiorno direttore. Dunque, ci crede lei a questa minaccia di Bossi? Ma Bossi è uno sparafucile, un personaggio che ogni tanto le spara grosse per mandare dei segnali, per dire attenzione, che raramente Bossi ha poi fatto qualcosa che non fosse già studiato bene, che non andasse nella direzione degli interessi della Lega. È evidente che se oggi questa commissione bicamerale dovesse bocciare il progetto di federalismo, è evidente che è finita, ci sarebbe la causa scatenante per andare a elezioni anticipate da parte della Lega. Molti prevedono un 15 voti a 15. In questo caso il progetto non sarebbe bocciato, non ci sarebbe la bocciatura, ma non ci sarebbe neppure l'approvazione. E lì bisogna capire se Bossi, cosa conviene a Bossi, se gli conviene dire siccome non c'è l'approvazione andiamo lo stesso alle elezioni, o se gli conviene fare, come si dice, buon viso a cattivo gioco. Comunque il federalismo potrebbe andare avanti sia pure senza maggioranza e poi si vede, ecco. Però lui avrebbe già optato per la sua prima opzione, nel senso che anche a 15-15 dice che andrebbe al voto. Sì, però sì, certo, quante volte lui ha detto basta e poi un minuto dopo si è detto vabbè, vediamo. Non è che io escluda che ci sia la rottura, perché non so, noi ci siamo sentiti anche un po' di tempo fa, io le dissi che lo sbocco inevitabile di questa situazione assurda erano le elezioni anticipate, certo, quindi restiamo un punto fisso, un punto fermo sempre secondo me, ma non solo secondo me ormai, è che si arriverà a elezioni anticipate entro primavera. Detto questo, bisogna capire quale sarà il momento giusto. Può darsi che sia il voto di oggi, può darsi, dipende da quello che è la convenienza della Lega. Bisogna vedere cosa hanno deciso di fare. Allora, non vorrei che lei pensasse a piaggeria nei suoi confronti, ma sono sempre a complimentarmi con il suo giornale, perché da qualche giorno stiamo seguendo sullo stesso, voglio ricordare che trattasi del Fatto Quotidiano, a chi ci sta ascoltando, tutti i documenti relativi alla vicenda Bertolaso, Anemone, Scaiola, Brambilla, insomma la caricca. Allora lei oggi pubblica due pagine di sbobbinamento e di trascrizione delle telefonate che ci raccontano di un magma parimenti a quelli che abbiamo preso coscienza in altre situazioni, che praticamente ha ammantato tutta la vicenda dell'operare del Bertolaso. Peraltro poi pubblica anche il Fatto Quotidiano un documento in merito alla vicenda Scaiola che attesta inequivocabilmente l'acquisto dell'appartamento dello stesso Scaiola a mezzo Anemone Diego per un totale di 1.700.000 euro. Quell'appartamento che voi ricorderete tutti fu affidato a Scaiola, il quale oggi direttore ne è autentico proprietario, prescindendo da qualunque incaglio di magistratura, giusto? Assolutamente sì. Incredibile. Scaiola aveva detto che avrebbe fatto un'indagine per capire chi gli aveva pagato l'appartamento. Questa è stata una delle gag più divertenti nella storia, poco divertente, della nostra politica, però insomma, non dimentichiamoci di questo momento alto di comicità. È evidente che le cose stanno esattamente come avevamo capito. Cosa viene fuori da queste conversazioni? Viene fuori il ritratto di due Italie.
C'è un'Italia normale che si fa il mutuo per pagarsi gli appartamenti, che cerca di, vuol dire, di lavorare seguendo le regole, no? Sì. Del gioco, che fatica, che porta a casa stipendi più o meno magri, ma che comunque, insomma, a cui nessuno regala niente. Poi c'è un'altra Italia, una Italia di boss, di personaggi potenti, che un po' intrallazzoni, e lì tutto è possibile. Loro hanno questo imprenditore di fiducia, Nemone, sì, che è, come dire, l'amico che tutti vorremmo avere, no? Ma non c'è un rubinetto che perde, arriva Nemone, bisogna comprare un appartamento a buon prezzo, ci pensa Nemone, bisogna fare dei massaggi al personaggio importante nel Salaria Village, Anemone a disposizione. Ecco, queste due Italie sono sempre più distanti, sono sempre più separate da un fossato, devo dire, di incolmabile ormai, e niente, vedremo cosa succederà. Noi non siamo certamente né l'Egitto nella Tunisia, per carità, siamo un grande paese, fortunatamente ancora dentro, ancora con una democrazia solida. Ma attenzione che l'indignazione delle persone sta salendo. Senta, direttore, c'è un ritorno di Giuliano Ferrara che ovviamente testimonia un'emergenza, perché era il meno prevedibile dei ritorni nel contesto di questa maggioranza politica, chiamiamola così. Tant'è che però ad oggi è quello che ha rimesso un po' le carte a posto su delle intemperanze, vedi Brambilla, Santanchè all'attacco o altre decisioni che poi sono state disconosciute. Ecco, testimonia proprio il momento di un disagio forte da parte di questa maggioranza il Ferrara che ritorna, direttore? Ma certamente. Guardi, in questo Berlusconi è veramente il presidente della squadra di calcio, no? Lui ha molti giocatori a disposizione, ha 4-5 squadre che può mettere in campo. Ferrara è stato tenuto in panchina, anche in tribuna, forse neanche in tribuna, non veniva fatto entrare neanche allo stadio della politica per molto tempo. Adesso serve Ferrara perché comunque è un uomo intelligente, conosce la politica, ha una buona penna, e viene reclutato Ferrara. Tra qualche tempo, quando ci sarà la battaglia elettorale, cominceranno i missili terra-aria, no? Della battaglia elettorale, vedrete che Ferrara verrà rispedito a casa. Berlusconi in questo è micidiale, cioè gli serve l'uomo di sfondamento, gli serve la Santanchè, usa la Santanchè, poi la ritira e mette Ferrara, poi ritira Ferrara e mette la Brambilla. Tanto non gli mancano quelli che sono pronti a servirlo. Sì. Nel caso di Giuliano Ferrara, ripeto, stiamo parlando di un intellettuale, un giornalista di cui non condivido né quasi nulla, ma insomma di valore. L'intelligenza ne va riconosciuta, non c'è dubbio. Assolutamente, acuto, poi conosce anche i meccanismi della politica, ha un certo savoir-faire, no? Nel modo in cui espone i problemi. Però durerà lo spazio di pochi giorni, certo. Poi anche lui tornerà da dove viene. Certo, da ultimo, mentre la ringrazio, caro direttore, le chiedo, nell'eventualità delle elezioni, qui c'è un convitato di pietra, che è quel partito del 40% dei non votanti. Si pensa, si stima che all'interno dello stesso lo compongano i delusi di un'area sinistra nel senso di politica, che sì, difficilmente possono essere stati affascinati negli ultimi tempi dal muoversi della sinistra stessa. A suo modo di vedere, andando alle elezioni in primavera, questo Moloch si scioglierà
per decretare poi questi smottamenti che molti temono, o resterà tale, o cosa può accadere all'interno di questo 40%? Ma dipende da come l'opposizione si presenta, perché se l'opposizione si presenta come oggi, divisa in 4-5 pezzi, Terzo Popolo, Future Libertà, Casini, Vendola, Di Pietro, il PD, e non trova una sua coesione, un cartello elettorale significa che non è che devono andare d'accordo su tutti i punti del programma, ma mettersi d'accordo su dei punti fondamentali, no? Ecco, se non trovano la coesione intorno a alcuni punti fondamentali, questi elettori, molti di questi elettori resteranno a casa. Se questa opposizione non troverà un leader rappresentativo, e continuerà, no? Continueranno le guerre tra Guelfi e Ghibellini, ma perché un normale elettore di centrosinistra deluso, come giustamente dice lei, dovrebbe dire beh, allora no, questa volta vado a votare? Guardi che la partita bisogna battere Berlusconi, diciamo, questo giochino non funziona più, non funziona più, perché se poi alla prova dei fatti questi si presentano divisi, sia pure con pochi voti, rivince Berlusconi, perché c'è una legge elettorale che con il premio di maggioranza dà il premio di maggioranza a chi ha un voto in più rispetto agli altri schieramenti. E siccome Berlusconi, che è in caduta, continua ad avere un piccolo margine di vantaggio sugli altri spezzoni dell'opposizione, rischia di vincere un'altra volta lui se l'opposizione non si coalizza. Quindi rispondo in sintesi, perché questi elettori vadano a votare, occorre che l'opposizione si presenti compatta su 2-3 punti fondamentali di programma: la crisi economica, il lavoro soprattutto dei giovani e la riforma della legge elettorale, abbia un leader rappresentativo che sia riconosciuto come tale dall'elettorato, altrimenti siamo al punto di partenza. Certamente, grazie mille direttore, grazie mille. Grazie a voi.